Ci siamo anche quest'anno, le Tetragon 2017, quinta edizione, io sono Matteo Maggi di fishmania.it. Siamo sul campo gara di Fornacette, un campo diverso rispetto a quello dell'anno scorso eravamo a Calcinaia Nuova. È il primo giorno di gara e ci sono 27 coppie, un numero più alto rispetto alle precedenti edizioni, tanto che Milo ha dovuto addirittura aumentare il numero di iscrizioni da 24 a 27, come già detto. L'organizzazione è curata anche quest'anno dal negozio Centro Pesca Ponsacco di Massimiliano Marinari in collaborazione proprio con l'azienda Milo. Andiamo a fare adesso un giro per la sponda, gli agonisti si stanno preparando, sono le 9:30, probabilmente inizierà attorno alle 10:30 la gara, durerà 5 ore. Vediamo un attimino chi troviamo sul campo gara, andiamo a chiedere un po' le prime impressioni in questa bella giornata di fine aprile. Abbiamo detto gara internazionale, qua ci sono dei francesi, due francesi molto conosciuti, uno è Gérard che adesso ci dà le spalle e l'altro è Alban pesca nella Longobardi, partecipa al campionato italiano a squadre. Alban, non è la prima volta che venite qua, la seconda? Terza. La terza? Terza, sì. Ecco, come la vedi la gara? La gara vedi per me è difficile oggi perché molto 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 acqua e il corrente è forte. Ieri un vento molto forte durante le prove che vi ha un attimino cambiato le idee, anche perché si è alzata l'acqua, come hai detto tu, e il pesce ce n'era poco. Poco pesce, per me muletto, un poco pesce gatti. Muletto ovviamente i cefali, esatto. Che cosa avete preparato? Ho preparato la pastura rossa. E preparato bigatti incolato. Pastura da Milo, la pastura la super carpa. Quanti chili? È preparato 7,5 kg di pastura e un po' di terra super turbo river da Milo. Gerard, ci provate? Per vincere? Sì. No, quatrième année. Sì. C'est on a fait le premier jour. Aiutaci! Si è fatto la prima giornata e il giovedì una pesca meravigliosa, perché sì. Prendo pesce gatti, cefalo, le due ho fatto 60 kg in 6 ore. Acqua ferma. Galleggianti light, leggero. Provate a vincere quest'anno? Non lo so. Ci vediamo nei prossimi giorni, vediamo come procede, va bene? Se per me la seconda giornata, la terza giornata è migliore. Okay. E per me il pesce è entrato. Milo, quinto le Tetragon, sempre una bellissima manifestazione, sempre tantissima, un'alta partecipazione. Quest'anno avete scelto Fornacette, come mai? Abbiamo scelto Fornacette perché possiamo essere tutti contigui, abbiamo 27 coppie, quindi una di seguito l'altra senza interruzioni, cosa che non ci potevamo permettere quando pescavamo a Calcinaia. Quindi speriamo che la competizione sia più regolare con questa condizione. Ancora una volta peschi con Steve Gardner, il tuo amico da 30 anni, il tuo socio da 30 anni. Avete vinto l'anno scorso, immagino che Stevie non è venuto qua per far presenza. È chiaro, lui ha sempre un alto tasso di agonismo nel sangue e quindi speriamo che anche questa volta si consolidi con questo suo obiettivo. La pesca, come sapete, qua è un po' complessa per noi, siamo nella parte alta del settore, abbiamo un'acqua che corre oggi in particolar modo in modo pressante, cercheremo di indirizzare la nostra gara verso i cefali che sembrano essere presenti sul campo di gara. Diciamo che c'è anche una piccola sfida in famiglia oggi, visto che Norris non ti fa più da sponda, ha deciso di pescare, di lasciarti. Non solo Norris, ma anche Marco, Thomas. Marco Frigerio, Thomas Romera. E qua a valle di noi niente proprio di meno che Gerare Albano, quindi è veramente tutto il team che si confronta oggi.
quindi manca poco adesso. Speriamo che la giornata è particolarmente soleggiata. Ieri c'era un vento impossibile, non abbiamo potuto provare a causa di questo vento fastidioso che non ci consentiva di poter maneggiare la canna, ma oggi le condizioni sono ottimali, il tempo è bello, quindi ci metteremo tutta la buona volontà per riuscire a fare una competizione a livello. Qui di fianco a me c'è un signore che probabilmente avete già visto, il suo nome è Steve Gardner, plurititolato campione inglese, e Stevie come sempre pesca con Milo. Stevie, welcome back in Italy e welcome back in River Arno. So, you are the former champion of this competition, so do you want to win again? Cioè, gli ho detto che Stevie è il campione in carica, giustamente non è venuto qua a far presenza e vuole vincere. Right. Yes, we would love to win again, but it would be very difficult. It's a different section this year, I think much, much shallower. I think the fishing will possibly be a bit more difficult. And last year we had some very good swims. We did. We were lucky last year. In breve, Stevie ovviamente ha detto che vuole vincere. Lui vuole sempre vincere. La pesca però sarà molto difficile. Come ha detto anche Milo prima, il vento ieri non ha aiutato, quindi sarà una gara molto, molto tecnica. Vedremo che cosa riusciranno a fare in questi tre giorni. So, Stevie, see you later. And good luck. Thank you. I think we will need it. Ci vediamo dopo. Considerando che il fiume si è alzato e è aumentata anche la velocità a causa delle piogge degli ultimi giorni, è cambiato un pochino la pesca, ovvero è necessario pescare con dei galleggianti molto più pesanti. Qui per esempio abbiamo un Milo Michel, un galleggiante da 10 grammi, un galleggiante che viene utilizzato principalmente per pescare in passata, leggermente trattenuta. Qui abbiamo dei galleggianti che vanno da 12 grammi a 5 grammi, per la pesca dei pesci gatti sul fondo, e poi dei galleggianti un po' più leggeri da 2 grammi, 2 grammi e mezzo, per una pesca a volare per i cefali. Considerando anche i posti che cambiano qua a Fornacette, zone in cui c'è maggiore acqua, minore acqua, quindi maggiore corrente o minore corrente, tutti i partecipanti hanno preparato anche dei galleggianti a vela come questi ABS, squadra 25 grammi, ma arrivano addirittura fino a 40 grammi per riuscire a stare fermi sul fondo o appoggiati per cercare i pesci gatti di taglia maggiore. Continuiamo la carrellata degli agonisti presenti. Qui alla mia sinistra c'è Marco, che sta mettendo a posto la pastura della Lenza Preneste. Marco, è per te la prima volta, giusto? Per me sì, per me è la prima volta. Una bella esperienza, i tuoi soci erano già venuti l'anno scorso, esatto? Sì, esatto, bellissima, un'esperienza unica, unica e rara, poi un campo di gara bellissimo, tanto pesce, manifestazione internazionale stupenda, stupenda perché si può, cioè sarà rappresentata tutta Europa praticamente. Speriamo bene, siamo capitati in un settore bello difficile, però ce la mettiamo tutta. Hai detto settore quasi internazionale, perché di fianco a te c'è la coppia spagnola con Tomas Romera, che è distributore spagnolo di Milo. Marco, ti lasciamo andare avanti e andiamo a salutare Tomas. Tomas è impegnato adesso nella difficile fase di incollaggio dei caniotti. Bentornato, l'anno scorso eri assente, sì. Quest'anno sei riuscito a venire. È ritornato, è la terza volta che arrivo qua a Pisa, l'anno scorso non è stato possibile. E bueno, queste tracce del campo di gara non conosco, è nuovo per me, non abbiamo fatto neanche allenamento, abbiamo arrivato ieri dall'aereo, speriamo che se ne dia. Tu l'ultima volta che sei venuto in Italia hai vinto una competizione abbastanza, sì, importante, sì, ovvero l'International Milo Day, una bella, sì, soddisfazione. Novara, Lago Tensi, che mi piace moltissimo, una pesca bellissima, e abbiamo vinto a squadra. Provi a vincerla? Speriamo che sia la seconda. Okay. Ti lasciamo andare avanti qua, che sì, è una fase molto molto difficile quella di incollare. Difficile anche lavoro, perché incollare questa quantità di vigato e sassi è difficile e laborioso. Ok, allora ci vediamo dopo. Grazie. Come potete sentire, la gara è iniziata. C'è stato un po' di confusione all'inizio. Adesso stanno iniziando tutti a pasturare.
non c'è stata pattuazione pesante e si inizia subito a cercare di prendere qualche pesce. Vediamo un po' come risponde l'Arno qua a Fornacetta. Dalle prime battute di gara possiamo vedere che l'Arno sta rispondendo abbastanza bene. Qui ci troviamo alla fine del campo gara, c'è una buona pescosità, sembra, pesci, tutti pesci gatto, leggermente più grossi in questi ultimi picchetti di gara rispetto a quelli iniziali. Come potete vedere qua la pesca si sta sviluppando molto corta, 5-6 pezzi di canna proprio nel sottoriva. Non si parla ancora di pesci molto grossi, sono pesci gatti che variano dai poche decine di grammi fino a 4 etti, mezzo chilo di peso al massimo. Vediamo se con l'aumentare della pasturazione, l'aumentare dei cagnotti che scendono sul fondo, entra dentro qualche gatto di taglia e se soprattutto iniziano ad entrare dentro anche i cifali che in tanti sperano di poter catturare. Manca un'ora e mezza alla fine della gara, come potete vedere si è annuvolato il cielo, diciamo che si sta anche un attimino meglio dal punto di vista della temperatura. Non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda la pescosità, il pesce si è completamente bloccato praticamente in quasi tutto il campo gara. In questo momento siamo nel settore A, alle spalle proprio di Milo e Steve Garner, con cui abbiamo fatto due chiacchiere prima velocemente in privato e il quale non era molto soddisfatto della pescata. Si prende qualche cefalo, inizia a prendersi qualche cefalo tra la fine del settore A e l'inizio del settore B, mentre per quanto riguarda la fine del settore B e l'inizio del settore C la pesca viene effettuata principalmente sotto riva dove c'è maggiore profondità. In questo momento gli agonisti stanno cercando di prendere qualche pesce per riuscire a aumentare di poco il proprio peso. Vediamo se i cefali riusciranno a diffondersi in modo uniforme su tutto il campo gara. Manca ancora un'ora e mezza, quindi è ancora lunga la gara. Vediamo come procede. Per l'ultima ora di gara sentiamo un po' di commenti dalla sponda. Franco, tu che sei dietro a tuo figlio e a Marco Frigerio, come va la situazione? Ma non hanno preso tantissimo, sono andati a fasi alterne, un po' di gatti la prima ora e mezza, poi si è imballata la pesca, adesso gli altri, la coppia sotto prende tanti cefali, loro ne hanno preso qualcuno ma non riescono a trovare il bandolo della matassa per prendere qualche cefalo più costantemente. C'è da dire che di buono in questo momento è che la parte alta del settore si è fermata. Sono abbastanza fermi tutti con i gatti, quindi la gara è stata girata a cefali, però sembra che su questo picchetto non rispondano tantissimo. Aspettiamo comunque l'ultima ora, vediamo che cosa succede. La gara siamo venuti a trovare l'organizzatore Massimiliano che come ogni anno si impegna
in ogni modo per riuscire a, a organizzare questa bellissima manifestazione. Com'è andata questa prima gara che tanto ormai si sta concludendo? Ma dai, per come eravamo partiti ieri, che è stata una giornata bruttissima, credevamo al peggio, oggi diciamo almeno dal punto di vista meteo è andata bene. La Pescata fino alle prime due ore di gara diciamo che è stata abbastanza uniforme, gatti anche se non di grande taglia, però insomma la pesca è stata abbastanza omogenea. Purtroppo poi dopo le ultime ore, quando si doveva magari girare un po' a muggini, così il pesce non è che abbia risposto bene, e quindi ora sono un po' tutti a inventarsi qualche pesce per vedere di spostare l'ago della bilancia, ecco. Tu sei stato quasi tutta la gara dietro a Noris, sì, alla spalla di Miro, che quest'anno ha deciso di mettersi in gioco, quindi sei rimasto molto nel settore A. Dal tuo punto di vista hai qualche idea di come potrebbe andare a finire? Penso che nelle prime posizioni ci sia Thomas con Frigerio, anche che penso che si possano lottare il settore. Vedere anche Milo ho visto ha preso piuttosto bene, però Gardner non mi sembra che abbia preso abbastanza. Però nella gara di 5 ore se non la vedi tutta poi è difficile giudicare, quindi non ti saprei dire di preciso chi è che può vincere in questo settore qua. E lasciamo la parola a Bilancia, che tanto ha minuti. La prima prova è finita, adesso sono partiti con le pesature, però state fatte le prime quattro coppie del settore A. In testa c'è la coppia formata da Milo e da Gardner con 16 kg circa. Adesso vediamo come procede, è il turno di Noris e il suo socio. Arriviamo alla fine del settore, poi vediamo il resoconto di questo primo settore A. Ultimo picchetto del settore A, forse si decide chi vince il settore A. Marco Ioni e Frigerio hanno girato la gara nelle ultime due ore pescando i cefali, infatti come potete vedere poi dalla pesata ce ne sono diversi dentro. Vediamola praticamente in diretta, vediamo. Devono battere 20 kg e 500. 27.470. Sei stanco, Marco? Pulito, veramente stanco, Matteo, stanco. È solo il primo giorno. Ed è solo il primo giorno, veramente. Non so come faremo a arrivare alla fine, mi sa. È che tu... gara dura, è calata la pesca, siamo dovuti uscire a 13 metri e l'ultima ora e mezza è stata devastante. Sì, con l'aria... Mamma mia, stanchissimo. Dura. Un primo tassello, dai. Mancano ancora due. È lunga. Speriamo di sopravvivere. È lunga. Dai, ci vediamo domani allora. Ciao, grazie.